presento Pero. A New Entry. Antar, cosa ti aspetti da Belfast? Allora, da Belfast mi aspetto che ci siano molti graffiti, molto freddo, molti biondi. C'è un tempo di merda, è nuvoloso e sta piovendo e noi siamo in pantaloncini corti. Questo qui dietro di noi è il Belfast City Hall, che è praticamente il municipio, ed è immenso, è gigantesco, e dietro alla nostra parte di fronte Ace, che è praticamente la via principale. Albert Memorial Clock, che è stato costruito come lecchinata per l'Inghilterra che ha conquistato l'Irlanda, in memoria di Principe Alberto, e sembra molto il Big Ben Tower. A Belfast ci sono stati conflitti, anche detti troubles. Praticamente i troubles si sono svolti tra lealisti, coloro che tengono fede a un regno, e repubblicani, coloro che vogliono una repubblica. Quello che ha portato adesso alla divisione tra il lato del nord e il lato del sud. Belfast negli anni 70 era una città fantasma. Ci sono stati più di 1500 morti ed era la città più sanguinosa da questo punto di vista. I troubles poi si sono, diciamo, sistemati con la divisione dell'Irlanda, con l'Irlanda del Nord che appartiene al Regno Unito e con l'Irlanda del Sud che è una repubblica indipendente. Antar alla ricerca dello scatto perfetto a Belfast, riprendendo un piccione che adesso farò scappare. Ciao Antar. Quelle sono le colline che hanno ispirato Jonathan Swift, non Taylor Swift, mi raccomando, a scrivere I viaggi di Gulliver, perché ha pensato che fosse un gigante. Stiamo andando nel cantiere dove è stato costruito il Titanic. Questo è il posto dove nel 1912 è stato costruito il Titanic, proprio in questo luogo. E qua c'è il museo commemorativo, ora andremo a vederlo. Oh,
il cantiere dove è stato fatto il Titanic nel 1912, qui nel porto di Belfast. Antar alla ricerca dello scatto perfetto a Belfast, parte 2. Dietro una ringhiera che non si può superare. Belfast si sente che è una sua di storia, perché comunque ha una storia molto importante, camminando, guardandosi in giro, anche la gente comunque ti fa percepire che non è una città vuota. È come se la città e gli abitanti si volessero tipo scusare di tutti i morti o comunque i problemi che hanno causato i Troubles. Un'altra cosa che ci è piaciuta è che è pulita. Non ci sono per niente cartacce per terra. Esatto. Le strade sono pulite. Non essendoci cestini, tra l'altro. Punto 1. Ah, alieni. Un'altra cosa che ci è piaciuta è l'architettura. Che si sente che c'è. Sente che è rana. Si sente che c'è lo zampino, tra virgolette, dell'Inghilterra. Ci sono anche dei lati negativi. Se vi sembra questo giugno, cioè il clima è il clima inglese, quindi sì, fa molto freddo, c'è cioè molto vento, in più c'è anche il fiume, quindi l'umidità. No, il clima... bellissimo, fantastico. Ciao. Altro contro, i murales. Città dei murales, ma i murales non ci sono. Cioè, sono in realtà sono in periferia. Sono comunque irraggiungibili. Sono comunque irraggiungibili. L'ultimo contro, il terzo contro, non ha niente di wow, diciamo così. Niente da invidiare a Wonderland 04. Esatto, che trovate qui Dublino. Esatto. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace, se non vi è piaciuto non mi piace, ma vi è piaciuto. Condivideteci ovunque su Facebook, Twitter, ovunque, da tutte le parti. Esatto, mettete mi piace alla pagina Facebook e iscrivetevi al canale. Al prossimo Wonderland!